insomma era appena finita la guerra, c'era una fame catastrofica. E allora Caterina, insieme ad altre ragazze, altre signore, mamme anche loro di altri figli, e fecero un assalto al forno. Durante questa assalto al forno, che a Colloniere, praticamente fronte a casa mia, adesso c'è una chiesa, ma prima c'era un forno. Sempre nelle... Venne, sì, arrivò la polizia. Centocelle? Però... No, no, Colloniere. Ah, no, no, Colloniere, sì. E venne la polizia, che era un misto tra poliziotti, fascisti, insomma, era un misto. Sì, sì, era la polizia fascista, diciamo proprio che era la polizia, diciamo, fascista africana. E ruppe lì, sparò all'impazzata, colpendo Caterina Martinelli, che cadde per terra, riuscendo a portare in salvo il proprio neonato che aveva nella... Questa storia ci fu uno scandalo, infatti dopo se l'accorto tutti quanti, da tutta l'Italia, è stato uno scandalo per tutta l'Italia, addirittura Radio Londra fece un elogio per queste donne romane, come si chiamavano una volta, o donne partigiane, come le volevamo chiamare. E infatti da lì a 2 o 3 mesi poi fecero la distribuzione gratuita del pane. Cioè... E tuttora, adesso forse l'hanno tolta, ma c'era una scritta dedicata a Caterina Martinelli che rubò un po' di pane per salvare i suoi 7-8 figli. Questa è una cosa molto, diciamo, profonda come... Quindi, come tema, che insomma... Le canzoni, c'è Tempi Supplementari, I Nostri Viaggi, Il Sogno di un Volo, che è una canzone dedicata ai nostri cari che non ci sono più. Io l'ho dedicata all'inizio a mio padre, ma è dedicata a tutti, no? I genitori, quindi è una bella canzone. Qui la poesia è di Pino Malagrega, che adesso non c'è, vabbè, poi presenteremo Pino Malagrega, che... Vi facciamo vedere un attimo... Sì, vi facciamo vedere. Questo è il tutto. Il CD. Questa sera sarà una bella festa, ci sono degli ospiti. C'è Patrizia che qui, Saglia, Patrizia che presenta. E Patrizia fa parte del coro di Giovanna Marini, famosa Giovanna Marini, delle storie. E quindi ho chiesto io, insomma, una mano. Tutto qua. E quindi, insomma, c'avevamo una serata esplosiva. Sì, io credo oggi c'è tanta musica leggera, c'è anche un po' di musica rock, c'è la chitarra elettrica anche di Stefano. Anche pezzi rock, anche qualcosa di rock. Però generalmente chiamavo la musica leggera, perché adesso non si sa neanche cos'è la musica d'autore, nessuno lo sa, adesso è diventato tutto autore e tutto no, tutto è rap e tutto no, quindi chiamavo musica leggera italiana, che è la cosa più. Va benissimo. Okay, allora, grazie a tutti. Grazie, insomma. Ciao. Sì. Tra poco.